pomeriggio giusto. Cosa salva della Juve Stabia quest'oggi? Perché in avanti si è visto un po' poco in fase di conclusione, intendo. Ma secondo me il pareggio non è giusto, avremmo meritato di vincere, sicuramente. E credo che la squadra abbia giocato la prima mezz'ora molto molto bene. Abbiamo fatto il gol, potevamo fare due volte il 2-0. E poi alla prima situazione di difficoltà, poi abbiamo preso il gol, siamo un po' impauriti. E questo purtroppo è una cosa che dobbiamo sicuramente migliorare, perché ci capitano sempre quei 10 minuti, 15 minuti a partita dove, come dire, perdiamo il filo del gioco, perdiamo le distanze. E quindi sicuramente è una cosa in cui dobbiamo crescere, perché una squadra come la nostra dovrebbe gestire meglio quei momenti. E poi il secondo tempo è stato un po' più equilibrato, loro hanno cambiato, hanno messo un giocatore davanti alla difesa, quindi c'erano meno spazi davanti. Però a parte qualche contropiede abbiamo subito poco. Noi rispetto al primo tempo abbiamo costruito poco, però credo che tutto sommato la vittoria la potevamo e la meritavamo. Ecco. Sino a qualche settimana fa si continuava a parlare di obiettivo playoff. Forse ora è anche il caso di guardarsi un po' dietro? Io non ho mai parlato di obiettivo. Vabbè, in generale anche nell'area si sognava ancora in grande, mettiamola così. Ma questo è un campionato molto difficile. Bisogna prendere atto di quello che succede in campo durante le partite, gli avversari sono tutti tosti, oltretutto adesso inizierà il vero campionato bello caldo, difficile, dove ci sarà da battagliare e noi dovremo farci trovare pronti. Poi alla fine vedremo dove saremo e secondo me sarà quello che ci saremmo meritati. Però pensiamo a Lecce, sabatino. Mister, lei nella conferenza di ieri aveva detto che non voleva i giocatori con il piedino, togliersi le paure in casa. Da questo punto di vista, che risposta ha avuto nel calciatore a livello mentale? No, ma io l'ho detto, bene bene all'inizio, molto bene. E qualche situazione, qualche dinamica si è venuta a creare dopo aver preso il gol. Siamo ancora un paio viti, abbassati, abbiamo sbagliato le situazioni facili. E lì sicuramente dobbiamo migliorare. Però mi sento di dire che oggi non è dipeso dal fatto di avere il piedino, nel senso che i ragazzi erano concentrati, hanno dato tutto. E purtroppo ci è mancato il guizzo vincente. E il dispiacere è legato soprattutto a questo, perché volevamo iniziare bene questo nuovo anno, questo girone di ritorno, la prima partita in casa. Volevamo anche onorare con i tre punti la scomparsa di Lela, però purtroppo il risultato del campo è stato questo, dobbiamo accettarlo e dobbiamo pensare a Lecce, non abbiamo altre alternative. Oggi comunque ha dovuto fare a meno all'ultimo di Versante, cioè, ci sono state altre defezioni, altre ci saranno a Lecce, dal mercato cosa si aspetta? No, io sai che non voglio trovare alibi. Assenza, al di là delle assenze, anche poi anche oggi le situazioni di infortunio, magari avevo in mente qualcos'altro, però i due cambi, ho dovuto fare due cambi forzati, però credo che questo faccia parte delle dinamiche di una partita, e ne dobbiamo prendere atto. Adesso vediamo quello che succederà in settimana. Sia il direttore che il presidente sono gente di calcio, sanno cosa devono fare, speriamo di riuscire a farlo, perché comunque ci sono da giocare 16 partite e saranno 16 finali, perché siamo in una situazione di non poterci permettere assolutamente il minimo errore. C'è domande per il mister? Grazie.